Ciao ragazze, allora questo è un video haul. Qualche giorno fa sono stata in giro per la mia città, in giro per Napoli, e ho fatto qualche acquisto Kiko e Wycon, appunto haul qui Kiko e Wycon. Allora, ho approfittato dei saldi, insomma, che ancora ci sono per acquistare due o tre cosine. Allora iniziamo subito perché non voglio fare un video molto lungo. Ho già messo tutti i prodotti qui sbocciati, insomma, così facciamo prima. Ho i scontrini per dirvi i prezzi, eccoli qui. E iniziamo subito con Kiko, che sapete che in questo momento è una marca che mi sta piacendo un po' meno. Sto rimanendo un po' delusa dai prodotti Kiko. Comunque iniziamo. Partiamo da questo, che è un ombretto eyeliner, e fa parte della linea Color Shock. È un long lasting eyeshadow, può essere utilizzato appunto anche come eyeliner. Mi è incuriosito proprio per questo, perché io non ho un buon rapporto con gli eyeliner, non li utilizzo tanto. Ne avevo acquistato tempo fa uno della Elf, giusto per provare uno di questi in gel, però è stata un'esperienza orribile perché si è seccato subito, non mi piaceva il tratto, insomma non mi è piaciuto per niente. E la commessa mi ha fatto vedere questo qui e mi ha detto appunto che poteva essere utilizzato anche come eyeliner, e ha una consistenza mousse, e vediamo un po' come si comporta. In realtà non è un nero ma è un blu elettrico, non so se si riesce a vedere, è un blu elettrico ed è esattamente il numero 109. Questo qui l'ho pagato, c'è lo scontrino, vediamo un po', 4 euro, vi farò sapere. E per la stesura di questo tipo di ombretto eyeliner ho preso anche il pennello duo, che fa parte della collezione Boulevard Rock. Io non ho mai acquistato un pennello Kiko, non ne ho sentito parlare particolarmente bene, ma ero curiosa di provarli. Io ho approfittato di questo che era in offerta a 5 euro, e da una parte c'è il pennello per sfumare l'ombretto, dall'altra parte invece il pennellino per l'eyeliner. Vi dico che a primo impatto, quando la commessa mi ha fatto vedere un po' la stesura dell'eyeliner, non mi è piaciuta tanto perché il tratto è troppo doppio. Ho comunque altri pennelli d'eyeliner, per cui vedremo insomma come mi trovo. Questo qui nello specifico vi dico che ha comunque un lato, ha il pennello praticamente per stendere l'ombretto e l'eyeliner da un lato, il pennello piatto combina fibre sintetiche a fibre naturali per permettere ogni tipo di stesura di ombretto, l'altro invece fibre sintetiche, non vorrei sbagliare, ma sì, fibre sintetiche per l'eyeliner. Questo qui, vi ripeto, è venuto 5 euro. Poi ho preso delle matite che mi era curiosità, perché ho visto un video su YouTube di una ragazza che le aveva acquistate, mi erano piaciute, poi comunque costano 1 euro, per cui ho detto proviamole. E sono le matite, le ultra glossy, le lip pencil ultra glossy, e ho preso il numero, questo qui è il 615, poi ho preso il 600 che è questo qui, e il numero, aspettate che li apro, 614. In realtà erano gli ultimi 3 colori rimasti, e sono questi qui, vediamo se si vedono, sono questi qui. In realtà mi hanno ricordato un pochino questi qua che avevo preso tempo fa sempre dalla Kiko, che erano i Pencil Lip Gloss, questi qui. Io avevo preso ed ho quindi il numero 14 e il numero 02. Questo qui è il 14, no, questo qua è il 02, questo qui è il 14. Erano più brillantinati, il numero 14 è quello lì che ho su in questo momento, considerate che sopra c'è un leggero lucido labbra. Non mi erano dispiaciuti, l'avevo pagato intorno ai 5 euro forse la stagione scorsa, e non mi sono dispiaciuti tanto, per cui ho detto proviamo, anche perché comunque la matita è un po' più facile nel contorno. Vi dico subito che questa qui, come vedete dallo swatch, questa qui è la prima, non si vede tantissimo sulle labbra, ma comunque è ovvio perché comunque parliamo di matite gloss. Questi insomma erano gli acquistini fatti da Kiko,
passiamo da Wycon. In realtà ci ho perso un po' più di tempo nello store di Wycon, perché comunque sono prodotti che mi va di provare perché mi stanno piacendo. Ho preso un mascara Twice Extension, doppia estensione, ed è un deve essere un waterproof, sì, waterproof, e l'ho preso proprio perché mi serve un mascara waterproof. Ho detto proviamo questi qua di Wycon. Allora, lo scovolino è fatto in questo modo. Se vedete bene, se si nota, c'è una leggerissima curva, ma proprio leggerissima, quasi impercettibile. Servirebbe per dare quel tratto un po' più effetto allungato all'occhio. E l'ho preso perché ho acquistato tempo fa un altro mascara di cui tra qualche giorno pubblico, tra un po' pubblico la recensione, e insomma mi andava di provarlo. Questo qui è venuto in mascara 5,90 euro. Tutti gli altri prodotti che vi vado a dire sono tutti quanti 4,90 euro. Passiamo a questo qui, che è un soft mousse a shadow, è un ombretto a lunga tenuta. L'ho preso perché in virtù di un altro ombretto che ho acquistato a lunga tenuta di un'edizione limitata, ma che trovate ancora negli store, vi consiglio di prenderlo, di cui pubblicherò comunque la recensione tra qualche giorno, anche di quello. E mi era piaciuto tanto, perché ho detto proviamo anche questo qui, che in realtà sarebbe lo stesso tipo di prodotto, quello in diciamo nel tubetto. Questo qui invece è nella jar, ed è praticamente questo qui che voi vedete, questo colore qui. E l'ho preso perché comunque quello lì veramente tiene tutto il giorno, per cui ho pensato, la commessa mi ha detto questo è quel prodotto migliorato, per cui ho detto wow, deve essere stupendo, e l'ho preso perché mi piaceva. Comunque sono colori molto brillanti. Poi ho preso un soft mousse blush, ed è questo colore che secondo me è fantastico, ed è il numero 12 o numero 8, aspettate, adesso vi dico, non me lo ricordo, il numero 2 insomma, ed è questa consistenza in mousse, anche questo, ed è questo colore nude molto molto delicato. La commessa me l'ha provato sulle guance ed è secondo me stupendo se volete fare un trucco molto naturale, ed è un trucco che io faccio molto in estate. E questo qui anche è venuto 4,90 euro. C'erano, mi sembra, altri 3 o 4 colori, ma comunque erano colori che io ho già di diversi tipi di blush in crema, perché comunque sto usando molto i blush in crema in questo periodo, perché io sto usando un nuovo metodo di applicazione di cui poi magari vi faccio un video, perché lo trovo molto carino, molto pratico, dà un effetto molto naturale. Magari appunto se vi interessa ve ne parlo in un altro video. E poi ho comprato i pigmenti, che io ho adorato nel momento stesso che li ho visti, perché sono molto brillanti, molto pigmentati, molto versatili, durano, a me non me l'ha detto la commessa, tanto, poi vi faccio sapere. E sono questi due pigmenti, questi due, il numero 04 e il numero 12, e nello specifico sono questi due, questi qui centrali che vedete. Sono molto molto pigmentati, adesso così li vedete meglio, sì, molto pigmentati. E quello che mi è piaciuto molto di questi prodotti è non solo l'applicatore, che è fatto in questo modo, vediamo se si vede qualcosina, eccolo qui, ed è un pigmento che può essere utilizzato così semplice, insomma, da stendere sulla palpebra e sfumare, può essere utilizzato bagnato e quindi dà un effetto ancora più pigmentato, ma possono essere anche uniti insieme e danno vita insomma a un nuovo colore. Quindi sono molto molto versatili, molto pratici, mi piacciono molto. Poi spero che comunque abbiano diano quello che spero. E niente ragazze, diciamo che sapete che comunque i prodotti della Wycon non mi stanno deludendo. Quelli di Kiko purtroppo sto avendo delle brutte esperienze con quelli nuovi, anche se comunque i vecchi prodotti mi erano piaciuti tanto, per cui insomma continuiamo a vedere se vanno bene. Niente ragazze, io spero che questi acquistini vi piacciono, che quindi da qui possiamo fare delle belle recensioni. E niente, vi invito ai miei prossimi video. Vi mando un bacio e come sempre grazie per aver seguito il video. Se vi va, iscrivetevi al canale, date un'occhiata a tutti gli altri social. Un bacio ragazze, ciao!